Buona giornata ancora carissime e carissime, bentornati al momento di ascolto della parola del Signore, spero che sia quotidiano, un po' per tutti quanti, certamente abbiamo tante cose da fare, però riservarci anche del tempo per la parola di Dio, credo che dica a noi stessi innanzitutto quanto è importante la parola di Dio e non è così una cianfusaglia se ci rimane del tempo, ma è qualcosa che ci può illuminare, guidare, anzi può addirittura dare sostegno, addirittura trovare il senso, possiamo, nelle cose che facciamo attraverso la luce della parola del Signore. Stiamo leggendo gli episodi della vita di Davide che sta arrivando al trono, questo conflitto con Saul. Abbiamo visto ieri quanto questo conflitto è veramente forte, ma emerge sempre di più la magnanimità, la forza d'animo di Davide, che non è un nabì come gli altri, anzi non è un re come gli altri popoli, è proprio un nabì, sta diventandolo, ancora non lo è, ma lo sta diventando, già unto, ma sta arrivando, il Signore lo conduce e lui si lascia condurre. Adesso per capire meglio, ancora di più, dobbiamo fare un piccolo salto, dopo vi spiego perché. Ieri abbiamo letto il capitolo 24 del primo libro di Samuele, adesso facciamo un salto al capitolo 26. Perché là c'è una narrazione abbastanza simile, quasi un'altra tradizione che fa da pandan a quello che abbiamo sentito. È la stessa storia, naturalmente raccontata in modo differente, quindi voleva dire che per le varie tradizioni bibliche, insomma, questo episodio, questi momenti sono assai significativi. Praticamente la storia è sempre quella, no? La rettitudine di Davide deve apparire chiara e si manifesta nel fatto che Davide non alzerà mai la mano contro l'unto del Signore, il consacrato del Signore, è ancora Saul. Quindi un'altra occasione. Ieri abbiamo visto che l'occasione è venuta mentre Saul sta facendo i suoi bisogni naturali. Ora invece durante il sonno. Durante il sonno, un sonno che il Signore fa cadere pesante su tutti quanti, tra l'altro anche sui servi, no? Sui guerrieri che attorniano Saul. Davide si avvicina durante il sonno e questa volta non prende un lembo del mantello come abbiamo sentito ieri, ma prende addirittura la lancia. Quella stessa lancia, ricordate? Che Saul gli aveva lanciato contro, addirittura l'aveva lanciata contro al suo figlio Jonathan. No, è la sua forza, è la sua potenza, è simbolico anche questo fatto, eh? Praticamente lo denuda. E c'è un giovane insieme con Davide, mentre durante la notte vanno nell'accampamento e fanno questo gesto. E il giovane lo incita, dai uccidilo, hai l'occasione, come ieri dentro la grotta, no? Ricordate? Ma Davide non lo fa, non se la sente, sa che non può farlo, non può essere questa la vendetta che il Signore gli ha messo nelle mani per farsi. E allora durante il sonno prende la lancia e se ne va. Poi a debita distanza dall'alta collina, durante proprio il sorgere del sole, comincia a gridare, no? Comincia a svegliare tutto l'accampamento di Saul e dice quello che è avvenuto. Tra l'altro si lancia contro anche i suoi guerrieri dicendo non avete difeso il re, che cosa state facendo lì? È il sonno
che praticamente così ha accompagnato tutta questa azione, no? E vi leggo il testo perché è molto interessante. Siamo al versetto 19 del capitolo 26. Ascolti dunque il re, mio signore, le parole del suo servo. È Davide che sta parlando dall'alto della collina. Se il Signore ti istiga contro di me, voglia egli gradire il soave profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al Signore, perché oggi mi scacciano lontano per impedirmi di partecipare all'eredità del Signore, dicendo: va, servi altri dei. Almeno il mio sangue non cada a terra lontano dalla presenza del Signore. Questo è ciò che Davide dice. Anche qui si dimostra veramente pieno della saggezza di un Nabì. E dice praticamente: se è opera di Dio quello che sta avvenendo, il fatto che io debba fuggire, il fatto che io non possa salire al trono, va bene, siamo nelle mani del Signore, ma se è per opera umana che questo avviene, siano maledetti gli uomini. E poi ci mette la chiosa, che è quella che forse ci interessa di più. Perché mi state spingendo, voi uomini, mi state spingendo fuori dalla mia terra, lontano dal mio Signore. Questo non può avvenire. Ma come faccio a lodare il Signore fuori dalla terra? C'è un legame fortissimo tra la terra e Dio. Ricordate la storia di Abramo che abbiamo anche commentato, no? Questo legame veramente indissolubile tra Dio e la terra e Dio. Perché nelle altre terre ci sono altre divinità, il nostro Dio è qui. Come posso essere amante del Dio che mi ha fatto la promessa, ha chiamato i miei padri? Come posso, lontano dalla mia terra? Volete che vada a servire ancora altri dei, le altre divinità? Che bella coscienza che ha Davide, no? Un legame fortissimo con la sua terra, ma soprattutto con il Dio che in quella terra ormai è presente ed è radicato. Non può celebrare la presenza di Dio nella sua terra. Questo sta a cuore al Nabì che sta praticamente così rivoluzionando se stesso in questa fuga, ma ormai ha deciso di non fuggire più e quindi sta affrontando Saul a viso aperto. E anche qui Saul gli riconosce, no, di essere stato magnanimo con lui. Ripeto, sono due pagine scritte in parallelo, mani differenti, ma l'idea è sempre quella. La grandezza di Davide ormai emerge pienamente. In mezzo a queste due pagine ce n'è un'altra. Siamo al capitolo 25 e la leggiamo dopo, proprio perché è un po' particolare. Anche qua leggetela con calma, io ve la riassumo, ma voi troverete del tempo proprio per leggerla in particolare. Io vi do qualche piccola chiave di lettura. Innanzitutto, bisogna ridimensionare questo Davide, perché altrimenti siamo troppo dalla sua parte e lo scrittore ci mette proprio troppo così, ci sta esaltando questa figura. Non è possibile, no, Davide rimane un uomo e rimane quello che è, con tutta la violenza di cui parlavamo anche precedentemente, ricordate? Con tutta quella violenza che ha dentro, ma anche l'arroganza, è anche arrogante questo giovanotto, E tra l'altro lo vedremo anche più avanti, dovrà fare i conti, lui Nabì, Dovrà fare i conti con quello che è, dovrà lottare anche con se stesso. E qua con tutto quello che è appare, è una storia piccola, 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 no, di un uomo piccolo, piccolo, piccolo. Cosa avviene? C'è un uomo, quindi siamo durante la fuga di Davide, no? C'è un uomo, si imbatte in un uomo che ha tante terre. Notate tra l'altro che prima di ascoltare il suo nome, viene decantato proprio quanta ricchezza ha questo uomo, possiede
pecore, capre, possiede una vera fortuna, terre, eccetera, è il tempo della tosatura. Alla fine viene detto che questo qua si chiama Nabal. Nabal nella lingua vuol dire idiota, stupido, sciocco. Gli viene chiesto il pizzo praticamente. I giovanotti di Davide si sentono forti, sono in 400, chiaramente sono stati mandati da Davide, un piccolo gruppo, ma c'è la forza del gruppo grande, 400, ormai, e dicono, insomma, stai tosando, stai facendo la tua parte, dacci qualche cosa, dai, glielo chiedono in un modo così, ma in piccole, in parole povere, no, gli stanno chiedendo il pizzo, se vuoi che ti lasciamo stare, dacci qualche cosa, sentite il racconto. Siamo al capitolo 25, siamo là, versetti 4, 5, 6. Pace a te, pace alla tua casa, pace a quanto ti appartiene. La prendono larga. Ho inteso dire adesso che ai tosatori, ebbene, quando i tuoi pastori sono stati presso di noi, non li abbiamo molestati. E non è mancato niente dalle loro case finché sono stati a Carmel. Interroga i tuoi servi e ti informeranno. Trovino questi giovani benevolenza ai tuoi occhi, perché siamo venuti da te in questa occasione di festa. Dona, ti prego, ciò che ti capita in mano ai tuoi servi e donalo al tuo figlio Davide. In modo molto elegante, ma per dire, non hai niente per noi? Guarda che noi non abbiamo fatto niente di male alle tue persone, a queste persone che ti servono, ai tuoi pastori. Adesso Nabal non accetta, questo ricatto bello e buono non lo accetta. Non lo accetta soprattutto perché, insomma, è un po' avaro il ragazzo, no? Ma al di là di tutto, dalla parte di Davide c'è un tentativo proprio di ricatto. Lui vuole la sua parte. Se vuoi che ti lasciamo stare, devi darci qualche cosa. Il rifiuto di Nabal provoca una ribellione, no? Viene fuori chi è Davide sul serio, no? E quindi veramente il sangue va alla testa, gli bolle tutto quanto, quindi arma i suoi e con istinto omicida parte per andare a uccidere Nabal e a prendersi tutto quanto. Per fortuna in tutta questa storia c'è anche il fatto che Nabal ha una moglie, Abigail, bellissima questa figura. Mi sembra un po' una storiella, sapete, no? Questa donna è molto saggia, è una bella donna, tra l'altro, no? Lo sapremo dopo, ma soprattutto è saggia. Appena viene avvertita da un suo servitore che Davide sta marciando contro Nabal, si dà da fare. Prende quello che trova, no, prende tante cose, fa lei delle focacce, prende dei pani, prende degli animali arrostiti e va incontro a Davide per acquietarlo, per abbonirlo. È la storia di una donna saggia che ha sposato un povero idiota. E sentite il racconto molto così profondo, molto toccante che fa quando trova Davide. Cadde ai suoi piedi e disse: è mia la colpa, mio signore. Permetti che la tua serva parli al tuo orecchio e tu ascolta le parole della tua serva. Il mio padrone non faccia caso a quella rozza, a quella razza d'uomo, a Nabal, perché lui è proprio come il suo nome. Si chiama stolto ed è pieno di stoltezza. Ma io, la tua serva,
Non ho visto i giovani che il mio Signore ha inviato. Perdona la mancanza della tua serva. Sì, certamente il Signore concederà al mio Signore una casa stabile, perché il mio Signore combatté le guerre del Signore e non si trova in te alcun male fin dai primi giorni della tua vita. E quando il Signore avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito capo di Israele, non avrà allora il mio Signore questo rimorso, questo rimpianto di aver sparso il sangue inutilmente e l'essersi fatto giustizia da sé. E quando il Signore avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva. Che capolavoro! Un capolavoro, tra l'altro, di diplomazia. È una donna che ci sa fare, questa qua. Non va là a piagnucolare, non va là a strisciarsi ai piedi, a buttarsi al collo, a offrirsi. No, no, no. Dice praticamente, guarda che la colpa è mia. Si assume la responsabilità e presenta il suo marito per quello che è. È un povero idiota. Tra l'altro è una storia che molte volte capita, no? Delle belle signore, delle signore sagge che hanno sposato non si sa chi, no? E non si sa in che modo. Comunque, lei con questa diplomazia, assumendosi la colpa, la responsabilità, acquieta, abbassa il tono del discorso, proprio perché è saggia, riesce a entrare nelle maglie di Davide e gli dice: lascia perdere Davide, ma perché vuoi macchiarti del sangue? Perché vuoi farti giustizia da solo? Perché vuoi essere così rabbioso e violento? Che cosa te ne viene in tasca? Quando sarai eletto re di Israele e te lo riconosco, tu sei il predestinato, ebbene vuoi avere questa onta su di te? Lascia perdere. Interessante come questa donna riesce proprio attraverso un discorso, abbiamo chiamato di diplomazia, ma anche toccando le corde giuste, con dei sentimenti autentici, riesce ad entrare nel cuore di Davide. E Davide capisce che sta sbagliando, che non può fare quello che sta facendo e quindi lascia stare, se ne va, se ne torna indietro. La donna, Abigail, vede il suo marito alla sera che tra l'altro sta banchettando lautamente, non sa niente di quello che è capitato sulla sua testa o che stava per capitare sulla sua testa. E quando la donna glielo dice, quando la sua sposa glielo dice, lui cade prostrato, no? E diremo noi, fa un colpo, non lo so, no? Dopo una decina di giorni muore. Davide lo viene a sapere, dice: mamma, meno male che non sono caduto, non mi sono macchiato di questo sangue, così avrei veramente fatto qualcosa di terribile agli occhi di Dio, anche agli occhi degli uomini, no? E quindi, ma quello che è interessante è che dentro questa stoltezza e questa saggezza, no? Davide incontra ancora degli elementi per imparare ad essere Nabì. Niente è caso, tutto è provvidenza. Anche queste storie così, pensatevi, anche la storia di un pizzo che stava diventando violenza, ricatto e forza, anche questo serve a Davide per tornare un po' su se stesso e per scoprire. Cammino senza moralismi, la Bibbia non è un libro di morale, è un libro attraverso il quale Dio manifesta proprio la sua linea di salvezza in favore di tutte le persone. E quando sceglie qualcheduno, non sceglie un santo, un puro, l'abbiamo già detto, no? Ma sceglie una persona che si lascia toccare dagli eventi, dalle persone che incontra durante questi eventi. E impara anche ad ascoltare queste persone che diventano saggezza per lui e quindi può veramente diventare un Nabì. Davide rispose a Abigail: benedetto il Signore Dio di Israele che ti ha mandato oggi incontro a me. Benedetto il tuo senno e benedetta tu
che mi ha impedito oggi di venire al sangue e di farmi giustizia con la mia mano. Certo, te lo giuro per il Signore, Dio di Israele, che mi ha trattenuto dal farti del male. Se tu oggi non fossi affrettata a venirmi incontro, non sarebbe rimasto a Nabal, di qui a domani mattina, un solo maschio. Avrebbe fatto una strage, avrebbe ucciso tutto e tutti. Quando è morto Nabal, che cosa succede? Bah, è la storia che è così, insomma, doveva andare a finire così. Davide ha bisogno di queste persone, per fortuna sente che ha bisogno di questa saggezza, la manda a prendere, e Abigail diventerà un'altra delle sue spose, no? Quello che interessa, al di là del fatto che la sposa, è che ha una saggia accanto a sé, ha una persona che non è un burattino, è una donna autentica, no? E guardate che non è così facile, Dobbiamo tornare indietro di tutti questi anni, dobbiamo tornare indietro di 2500 anni per capire che valore poteva avere una persona. Adesso è più facile ritenerlo, ma allora una donna che parlava con questa saggezza, che riesce a fermare un grande guerriero, uno che addirittura è con rabbia, è veramente una persona di cui ci si può fidare e affidare. Potrà veramente mettersi al fianco del Nabì per consigliarlo bene. Poi ci penserà il Nabì, no, a percorrere altre strade, andare fuori per viottoli che magari lo porteranno in mezzo a praterie da cui non saprà più districarsi. Però, in ogni caso, il Signore dispone sul cammino anche di questi uomini, no, delle persone, delle donne, piene di luce e di saggezza. Ci auguriamo di averle anche noi accanto, queste persone piene di luce e di saggezza, possono essere donne, uomini, possono essere senz'altro persone che la provvidenza, in modo provvido, provvede per il nostro presente e per il nostro futuro. Buona giornata, a domani.